Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a fare il sovescio. Adesso io sono tornato ora dalle api, avrete visto il video delle api. E come ricordate il video dell'estirpatura, lavorazione, abbiamo già iniziato a fare il sovescio. Mio babbo davanti con il trincia a trinciare, mia mamma dietro con il frangizzolle. Così è come viene la terra. E devo dire che non ci rimane nulla, tutto bello strizzato, tutto venuto proprio la terrina fine, essendo anche un po' bagnata e si era già lavorata prima di seminare il favino, quindi era rimasta morbida e ora essendo un po' bagnata il frangizzolle è proprio suo, c'entra benissimo sotto. E ora devono finire, hanno già fatto estricchi a mezz'ettaro. Vabbè, a fare con i frangisoli si fa molto veloce. E le piante, le radici vengono interrate, tutte osate. È un bel lavoro. Sicuramente ci dovrà fare un'altra passata, perché con una passata ci rimane un po'. Adesso nei commenti ci avevi detto che frangisolle va bene. Qui è un po' sodo perché c'è un po' di sasso, ma là dove c'è la terra morbida entra benissimo. Vabbè. Come vedete, le viti buttano già. E hanno messo freddo, hanno messo meno 2 gradi, tipo così, i prossimi giorni qui da noi. E speriamo non venga la gelata. Se no, ci si ridiverte nei prossimi giorni. L'ora di tornare a casa, che sono le 7 e stasera esco, quindi mi sembra si è fatto abbastanza l'ora giusta, essendo sabato, le 7 va, forse va bene. Metto a posto lui, quel trincia e dopo metto a posto là. Sono andato un po' a finire di frangisolare, mia mamma, se lo vedete là, c'è un po' lo storto. Preso in pieno i frangizzolle perché si vuole raccontare per il fatto perché poi ci si deve passare con 3 rote e con la spollonatrice, che ci sono tutti i mozzi, con la spollonatrice è facile rompere tutti i filini che girano, quelli di gomma morbidi, e quindi se ne rompe tanti se c'è molto, invece così passando più volte viene proprio un lavorino fatto bene, quello che ho fatto prima. Vabbè, ci si vede lunedì, domenica non lavoro, ciao a tutti.
continua a fare il sovescio sui frangizzolle, come avevi visto prima, che prima viene trinciato e poi passa con le frangizzolle. Ora che la terra è anche un po' umida perché è piovuto qualche giorno fa, il frangizzolle entra molto meglio, come vedete entra, la lavora bene la terra. Infatti se fosse stato proprio asciutto scuro, sarebbe stato un problema. Poi vabbè, questa era terra già lavorata ad ottobre, prima della semina, quindi sempre forte. Poi dopo non siamo fatti tanti. Comunque ora qua non diciamo non c'è stata la panacea, però nei filari più in là, dove non ho ripreso perché non avevo la camera, c'era il pavino alto più delle vite. E ora si fa sempre due passate per lavorare bene il pavino con il frangizzolle, una lì giù e una lì su. E sempre. E si spera che questo sovescio abbia gli effetti sperati, perché era da tantissimi anni non lo facciamo, quindi si spera che apporti e lo debba portare da sotto. E per il favino, sapete già, scusi, New Holland, trattore più veloce, più maneggevole rispetto ai Krypton, per usare il frangizzolle, usare per questi movimenti, ma dovevo iniziare a usare più frangi. Come dicevo, un trattore molto più veloce, più agile, con la cloccia, molto, molto comodo per fare questi lavori. E poi per tirare il frangizzolle, ma sempre 90 cavalli. L'avrete già visto prima con mio fratello come cameraman e mio babbo, però tutto il frinciato viene in questo modo. Fa una passata veloce, il trattore a ruote con frincia e viene pulito. E al lavoro fatto non ci rimane nulla. Arco di disco, ci rimane. Siamo al penultimo filare, non manca tantissimo, solo questi due filari, quindi quattro passate e ci è voluto un po'. Il lavoro viene bene, sembra essere un bel lavoro. La terra, come ho detto prima, è abbastanza morbida per passarci. Dopo ci resta da fare tutta questa linea di qua. Se lo vedete, c'è il favino, è alto quanto i pali, altissimo, una bomba. Cerco di rasentare una volta a destra e una volta a sinistra senza portare via tutti i lini, si spera. L'unico problema, io ho visto un usato, dove non c'è andato il favino, è sodo, è diventato sodo. Quindi anche la terra viene lavorata un po', nel senso, con due passate, né su e né giù, viene lavorata bene. Però non so perché, se qualcuno mi può spiegare perché nelle zone il favino non è nato, o per pochissimo, in altre, come vedete là, è nato moltissimo. Vuol dire che è nato tanto. Se qualcuno me lo sa spiegare, mi fa un bel piacere. Ma io credo che per oggi possa concludersi qua il video. Vi ripeto, sono Lorenzo Bucci. Questo video viene da Banco Spezzoni durante i giorni scorsi e settimane scorse. Io vi chiedo di iscrivervi, lasciate like, commentate,
di guardare il link in descrizione, che c'è molte cose interessanti come il nostro sito, l'azienda, Instagram, Facebook, TikTok, tutto quello che volete. Se ci fate, ci date un occhio. Comunque, ciao a tutti, ci si vede al prossimo video.